Il secondo venerdì di marzo, prima dell'equinozio di primavera, ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Sonno. Si tratta di un giorno in cui si prende consapevolezza rispetto a quello che è un terzo della nostra vita, che passiamo dormendo, e gli altri due terzi ne vengono influenzati. Aspettativa di vita, qualità del giorno, modo di pensare e modo di atteggiarci rispetto alla nostra salute fisica e mentale sono determinati da come dormiamo. Ecco che qualità e quantità del sonno devono seguirci e accompagnarci fin da piccoli, in età evolutiva, da adulti, durante le nostre fasi della nostra vita, le nostre quattro stagioni della nostra esistenza, fino alla terza e quarta età. Sì, perché se dormiamo bene lungo la nostra esistenza avremo anche un'aspettativa di vita più lunga e migliore in termini di salute fisica e mentale. Cosa possiamo fare? Quali sono le abitudini e i comportamenti che ci possono accompagnare a migliorare quello che è l'addormentamento e il sonno di notte? Alla sera avere dei rituali corretti come quando eravamo bambini vuol dire migliorare il nostro stato di preparazione all'addormentamento. Lavare i dentini, cambiare il nostro abbigliamento, leggere un libro di carta, condividere con i nostri cari quella che è la nostra giornata, quella pagina del libro della nostra vita che stiamo per girare, sì, perché la notte è il ponte tra oggi e domani e che non si ripeterà mai più. Quindi cenare leggero e almeno 3 ore prima dell'addormentamento, un bagno caldo, una tisana, una condivisione di momenti belli, magari 3 momenti belli della nostra giornata con i nostri cari e con noi stessi, vuol dire preparare noi stessi e i nostri cari all'addormentamento, accompagnando il nostro conscio e anche inconscio a una notte di sogni d'oro.